Ma come sei? Ma male? Eh? Ma male dell'altro giorno, eh? Io meglio. Tanto, io non voglio tanto, non mi... Ciao a tutti ragazzi, allora incominciamo col mettere il primer. Io uso questo qua di Essence, col quale mi sto trovando davvero molto bene. Poi prendo questa palettina di Beauty UK, UK insomma, e prendo questo colore rosa freddo, molto chiaro, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Poi prendo questo colore un pochino più scuro e matte dalla palettina e lo applico sulla piega dell'occhio. Io questa palette l'ho comprata al Cosmo Prof, ho visto che c'è anche il sito che rivende in America, quindi non so per le spedizioni in Italia come sia la faccenda, però è un peccato perché queste palette sono davvero molto molto belle. Poi riprendo il rosa che abbiamo applicato all'inizio sulla palpebra mobile e lo applico anche sulla prima metà della piega, in modo da avere più profondità solo alla fine dell'occhio. E poi prendo il colore più chiaro della palette e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Dopodiché vado a fare una linea di eyeliner molto sottile ma allungata, in modo appunto da rendere l'occhio più allungato, meno alto, come si dice insomma, e vado anche a sfumare questa linea di eyeliner molto sottile. La sfumo con lo stesso colore che abbiamo messo sulla piega, in modo da avere un effetto ancora più dolce sull'occhio. Io poi vado di nuovo a intensificare l'eyeliner con un altro eyeliner liquido, che come vedete poi però non è così nero, asciugandosi diventa abbastanza grigiastro, quindi insomma non è cambiato tantissimo. Nel frattempo che aspetto che si asciughi il rimmel, applico un blush, e in questo caso ho applicato un blush di Inglot. E poi applico queste ciglia finte che sono della Amazing Shine, che ho preso anche questa al Cosmo Prof. E poi vado a eliminare praticamente la linea che si era formata di stacco con le ciglia finte all'eyeliner. E poi applico all'interno sulla rima interna una matita più chiara. Per le labbra invece ho optato per un colore nude, però non troppo chiaro, per fare insomma il riempimento delle labbra. E poi al centro applico lo stesso matitone che ho messo sugli occhi, che è molto chiaro, in modo da fare un effetto ombre, però rimanendo sempre con colori molto chiari. E rivado a definire le labbra all'esterno, come sapete che lo faccio sempre perché trovo che sia un passaggio quasi fondamentale per rendere il tutto perfetto. E questo è il trucco finito, come vedete è un trucco semplicissimo, velocissimo, naturalissimo. Spero che vi piaccia e un bacio!